Ragazzi, sono Skyline, bentornati in un nuovo video. Domani è il Black Friday e io volevo farvi vedere cosa secondo me è da tenere d'occhio in questo giorno di grandi offerte. Venite dentro, dai. Allora, partiamo col dire che non è il solito video dove io spiego come si fa una traccia o queste cose qua, ma è un consiglio su cosa effettivamente acquistare in questa giornata di sconti per chi vuole migliorare il proprio studio o per chi appunto deve ancora farne uno. Quindi parleremo dei best buy di schede audio, senza andare troppo nello specifico, microfoni, casse, e poi parlerò anche di plugin e software da acquistare. Qui andiamo a vedere subito cosa fa il caso nostro. Allora ragazzi, per iniziare voglio parlare appunto delle schede audio, perché secondo me è la seconda cosa più importante dopo un ottimo PC. Quindi se non avete un ottimo PC, il Black Friday è il momento giusto per prenderne uno. Se avete già un ottimo PC con cui già producete, registrate, fate musica, vi consiglio di spendere un po' di soldi nella scheda audio, perché l'importanza di avere ottimi convertitori e preamplificatori è veramente cioè l'importanza è abbastanza elevata. Quindi partiamo col dire che secondo me i best buy per non spendere troppo sono le Focus Scarlett, soprattutto questo modello, perché ha almeno la possibilità di ingressi se dovete registrare chitarre, microfoni, vabbè, bene o male le hanno tutte e due, due preamplificatori microfonici, però questa diciamo vi permette di avere più ingressi, cosa che non fa mai male. Poi un'altra che vi consiglio principalmente è la Behringer, questo modello, l'UMC204, mi è stato regalato e veramente devo ricredermi, perché è un'ottima scheda audio con preamplificatore della Midas e poi comunque c'è una conversione di 24 bit e 192 kHz. Nel senso, quanto costerà mai? 90 euro? Cioè con 90 euro vi portate una bella scheda audio a casa, ecco. Con comunque due ingressi se dovete collegare chitarre, compressori, limiter, effetti esterni. Poi ha due preamplificatori, l'uscita cuffie. E niente ragazzi, cioè secondo me è un'ottima scheda audio per chi vuole iniziare. C'è anche, c'è anche l'uscita MIDI, cioè scusa, anche l'ingresso MIDI per le tastiere. Quindi secondo me è un'ottima entry level. Poi per chi vuole appunto salire più di prezzo, abbiamo la SSL 2 Plus. Iniziamo già ad avere dei convertitori, dei preamplificatori di qualità superiore. Poi abbiamo le Motu, e per chi ha appunto Mac consiglio Apogee o UAD, però senza spendere tanto va benissimo anche le Focusrite, che vanno più che bene su Mac, veramente. Questo è appunto una parentesi, non sto lì a dilungarmi sulle schede audio, qual è la migliore, quale non è la migliore. Allora ragazzi, dovete vedere quello che a voi serve, se vi servono tanti ingressi, se non vi servono tanti ingressi, il MIDI, ecco, secondo me almeno le schede audio devono avere il MIDI, perché se volete attaccare una tastiera, un qualunque cosa, potete farlo. Quello degli insert, ripeto, va bene se devi registrare, mandare effetti, compressori, queste cose qua ci sta. Io su questa ce li ho, vi ripeto, per 90 euro è più che ottima. Altrimenti, se volete salire un po' più di categoria, c'è la Focusrite Scarlett che va più che bene. Ovviamente i siti su cui dovete guardare principalmente da tenere d'occhio in queste giornate di sconti, vi faccio vedere, uno è questo. Vedete, qua ci sono già gli sconti, vi fa vedere qualcosa.
Vedete, ci sono un po' di synth. Ah, ecco, poi parleremo anche di questo perché io ve lo volevo assolutamente consigliare. Soprattutto per chi non ha un ambiente troppo insonorizzato. Vedete, ci sono un po' di sconti. Vabbè, questo qua lasciamo perdere. Comunque c'è tanta roba. Ecco. L'importante è che comunque siate consapevoli di quello che comprate. Ecco, i siti comunque che dovete guardare sono questi due: Strumenti Musicali e Thomann. Un'altra cosa di cui volevo parlarvi era appunto le casse, che secondo me è la seconda cosa dopo le schede audio a cui uno deve fare un investimento maggiore. Parlando di casse, si apre un mondo, perché? Parlando di casse, si apre un mondo perché ci sono tanti tipi di casse, tanti tipi a quale cono prendere, quale cono non prendere. Allora, io ho fatto un video dove spiegavo tutto, inerenti alle casse. Il mio consiglio che vi posso dare. Allora, dovete tenere, se siete all'inizio e dovete fare uno studio, il mio consiglio è di stare comunque su casse comunque di ottima qualità, però senza spendere troppi soldi. Quindi vi consiglio assolutamente queste, che veramente mi devo ricredere, sono delle ottime casse, poi per il prezzo che hanno. Anzi, qua è forse dove le trovate di meno. Poi io ovviamente metterò tutti i link in descrizione. Poi, vabbè, le classiche KRK, ovviamente io consiglio quelle col corno da 7 perché il corno da 5 fa già un po' più fatica. E poi la classica HS7. Queste secondo me sono i tre monitor best. Poi sì, c'è chi consiglia anche le TV8 dell'Adam, però secondo me l'Adam, la linea che è veramente ottima è la serie X. Cioè, quella al di sotto a me non piace, cioè, personalmente. Quindi, questi sono i tre tipi di casse: KRK, Yamaha e Behringer. Questo qua, 10-32. No, 20-31, scusate. Queste qua, secondo me, sono le migliori casse che potete portarvi a casa con una cifra molto onesta. Poi, sì, sulle casse cioè per chi magari invece vuole mixare, vuole masterizzare, allora sì, lì dovrebbe prendersi appunto una cassa un po' più spinta, oppure una monovia, però anche lì io allora, quello che voglio comprare quest'anno è questo. Voi sicuramente penserete che sia matto, ma cosa te ne fai, cosa non te ne fai? Allora, io ho notato che negli studi di maggiore importanza, soprattutto quelli italiani, è presente questo tipo di cassa. Ho visto appunto i consigli e i trucchi su il perché veniva usata questo tipo di cassa. Allora, loro la utilizzano fondamentalmente per fare dei livelli iniziali. Dei livelli iniziali soprattutto di casse basso, in modo che comunque il giorno d'oggi la musica si sente tramite delle cuffiette, tramite il cellulare, tramite appunto casse così portatili, cioè pochi hanno stereo dove la musica bisogna sentirla veramente in profondità parlando di Hertz e tutte queste cose qua. Quindi secondo me avere un check e un riferimento, chiamiamolo così, reference, di una cassa così vi può essere molto d'aiuto. Quindi questa ve la consiglio se volete iniziare a fare dei mix in casa. Io infatti la prenderò, cosa molto, molto, molto probabilmente. Poi, vabbè, Amazon lasciamo perdere, io vi consiglio di andare su Amazon, tanto non è che ci sono particolarmente sconti da dire cavolo compro da Amazon, quindi comprate dai siti, cioè che avete almeno la garanzia di essere più sicuri. Allora, bene ragazzi, volevo parlare di questo programma perché io ce l'ho e vi garantisco che per chi non ha una stanza
La mia sì, è abbastanza trattata, però non da studi ingegneristici, cose varie. Ecco, per chi non ha una stanza particolarmente trattata, questo è un programma che io vi consiglio davvero. È un programma che in pratica lui vi regola in base al punto di ascolto vi equalizza la cassa per avere il miglior ascolto più flat possibile. E questo è ottimo in fase di mix, cioè in fase di produzione va bene, potete, magari vi può mancare qualcosa. Fase di mix secondo me invece è molto molto importante. Fase di mix secondo me è molto importante. Io ve lo consiglio. Questa è appunto è una delle prime cose se volete effettivamente migliorare la vostra esperienza di ascolto nel vostro studio, nella vostra camera. Anzi, qua sta andando anche a prezzo scontatissimo perché se io farò qua 269 lo stesso, 185 euro, quindi è già scontato. Terzo punto di cui volevo parlare appunto erano i microfoni. Sui microfoni ho da dire che comunque principalmente io vi consiglio di andare quelli su condensatore e diaframma largo. Ok, vi consiglio anche un microfono come questo, un bellissimo Shure SM58, microfono che comunque fa il suo dovere. Se dovete cantare semplicemente va più che bene, però se dovete registrare già strumenti, voci più il mio professionali. consiglio va principalmente perché ce l'ho io e quindi vi posso dare un parere. Vi consiglio appunto il Rode NT1. Questo bellissimo microfono, io mi trovo benissimo. Fatto veramente bene. Ha una voce abbastanza pulita, neutra, non eccettua. Non accenna a troppe frequenze indesiderate, quindi secondo me è un ottimo microfono da tenere d'occhio se lo trovate scontato. Vedete qua già Vocal Complete Bundle, è un ottimo prezzo per iniziare. Ce ne sono, vedete, c'è questo, ma forse il mio è quello lì, l'NT1, sì, è un ottimo microfono. L'unica cosa che non mi piace, magari ha poca pulizia, cioè non pulizia, non è tanto caldo come il microfono, però, ripeto, per il prezzo che fa. Altrimenti, se volete spendere qualcosina in più, trovate questo bellissimo microfono che, cioè, io da quello che ho sentito in giro dire, è vero, non sarà bellissimo, fa un po' cacare. Cioè, sembra fatto, non dico co con cosa, però, cioè, è molto grezzo come microfono, vedete? Però, cavolo, dicono che, guardando poi, se guardate tutte le recensioni, cioè, addirittura dicono che, cioè, vale più di un microfono da 2000 euro, cioè, nel senso, si avvicina molto, nel senso, a questo prezzo. Avete un microfono che comunque dà le basi a molti microfoni molto più blasonati come il V87 della Neumann. Quindi, secondo me, se volete prendere un microfono per sempre, prendetevi questo e non sbagliate. Infatti, secondo me sarà il mio prossimo acquisto. Più avanti me lo prenderò perché veramente ne ho sentito parlare veramente bene. Ovviamente qua potete guardare entrambi i siti, però non ho visto grandissimi sconti. 325, 325. Bene o male sono quelli i prezzi su questi microfoni. Ecco, a meno che proprio non c'è lo sconto, sono questi. Poi, vedete, qua c'è addirittura il con Melodyne, cioè nel senso comunque c'è un po' di roba. Ecco, io vi consiglio appunto lo schermo, la schermatura per il microfono, perché appunto vi evita comunque tante riflessioni esterne
che potrebbero andare a danneggiare il microfono. Più che danneggiare, nel senso, andrebbero a danneggiare la vostra registrazione. Quindi ve lo consiglio particolarmente, lo schermo, lo screen del microfono. Vedete, comunque, qua c'è un sacco di... ce ne sono tanti. Molto figo. Ok, poi appunto volevo parlare di plugin che appunto sta andando in offerta e in sconto. Da tenere d'occhio, vabbè, ci sono Native Instrument, per chi è appassionato di Native Instrument, oppure ha Complete. Questo sicuramente da tenere d'occhio, perché ci sono tutte le espansioni al 50%. Quindi, vedete voi, ce ne sono molte che sono fighe, molte che... Io ce le ho già. Alcune. Però non so se... Stanno scontando anche... Non so se stanno scontando anche strumenti. Ah, vedete. Di un'altra cosa di cui volevo parlare era Suntoys, perché ragazzi, fino al 3 dicembre stanno scontando appunto i Suntoys e ragazzi, per chi produce sono un must. Cioè, non ho... cosa devo aggiungere? Boh, sicuramente li avete sentiti parlare. Sono incredibili, infatti devo comprarli anch'io perché a questo prezzo non li trovo, anzi costano anche di meno rispetto alla versione studente. Compriamoli, spendiamoli sti soldi, dai, anche in crisi. Poi, di quello che volevo parlare era iZotope perché sta facendo degli ottimi sconti, soprattutto nei bundle, cioè vabbè, il Mix & Master Bundle classico. Che però ve lo sconsiglio perché io, vabbè, io ho preso questo l'anno scorso ed è completo. Cioè, alla fine, per fare Mix & Master c'hai Ozone 9, Neutron 3 Advance, Nectar 3 Advance. Cioè, nel senso, è ottimo. Poi c'è questo qua che stanno facendo scontato, che secondo me al prezzo che ve lo stanno vendendo è un ottimo bundle, perché comunque hai tutte le cose nuove che ha rilasciato iZotope a 49 euro, quindi ci sta. Però ovviamente se volete spendere di più e avere tutto, cioè prendete questo ed è pazzesco. Cioè questo, ecco, questo il Music Production Suite è forte. È forte. Ci sta. Non è male. E per finire, appunto, volevo parlare appunto di Soundbank per Serum, Silent, e poi vi faccio vedere anche un altro synth. Allora, io mi affido sempre a Standalone quando compro i miei Soundbank, perché effettivamente sono di una qualità cioè, sopra tutti. Infatti, nel senso, adesso comunque c'è tutto al 50%, quindi anzi c'è anche il 10% in più se volete aggiungere. Quindi approfittate di questo sconto, vedete, ci sono anche dei blog, veramente un sito pazzesco, ve lo lascio poi nel link. Ci sono qualunque tipo di soundbank, c'è cioè, da vedere tutto qua, ci sono alcuni che sono gratis anche. C'è Brazilian Bass, Future House for Serum. Questi qua sono gratis. C'è veramente tanta roba. Ecco, di quello che volevo parlare era questo. Perché veramente io lo consiglio. È stato ideato, è stato progettato da questo ragazzo che è il fondatore appunto del sito. Seven Skies, vabbè. C'è chi lo conosce, c'è chi no. È un sound designer pazzesco. Secondo me lui è bravissimo. Cioè, non ho nient'altro da aggiungere. Lui è veramente forte, secondo me. Cioè, non ho... Ha creato questo synth che è incredibile. Poi, ragazzi, a questo prezzo è da prendere subito. Cioè, non comprate... Cioè, dopo, secondo me, Silent, Serum, tutti questi synth più blasonati, Get Low... Veramente da prendere perché poi anche grazie a tutte le espansioni potete fare veramente tanto. Cioè,
ha di quei suoni, ragazzi, che è incredibile, ovviamente è già fatto già anche per Contact Player, quindi potete già utilizzarlo con la vostra tastiera se avete una Contact. Veramente ve lo consiglio. Ha un sacco di bank aggiuntivi a pagamento, però adesso sono a metà prezzo, quindi vale molto la pena. E niente, ragazzi, allora questo è quello che volevo. E niente ragazzi, questo è quello che io volevo proporvi da tenere d'occhio in questo Black Friday. Mi raccomando, fatemi sapere cosa prenderete, fatemi sapere se avete qualche offerta che non vi ho detto. Mi raccomando, lasciate like e un commento in questo video e se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video.